a tutte le persone presenti in aula che il Consiglio Comunale è videoregistrato, chiedo di spegnere le suonerie dei telefonini, di silenziare gli apparecchi elettronici. Passo la parola al segretario per l'appello nominale. Prego, signor segretario. Buonasera. Giorgio Mazza. Presente. Emilio Milano. Presente. Mario Nava. Presente. Pietro Matti. Presente. Siamo Mariani. Presente. Nuovo Antonio Edoardo Di Mauro. Presente. Edoardo Crezzi. È qui, cioè, fuori. Edoardo Gabriele. Flavio Sandoni. Siete l'unica. Alberto Enrico Cantù. Presente. Marco Guardalini. Presente. Arnoldo Fari. Presente. Enrico Dell'Orto. Presente. Alice Zaniboni. Alberto Carlo Attilio Peruffo. Telefonato che arriva. Leonardo Savia. Presente. Patrizia Bertocchi. Assente giustificata. Laura Capelli. Presente. Giuseppe Azzareggio. Presente. Chiara Marica Novara. Antonio Carpini Graziano. Presente. Chiara Rienti. Assente giustificata. Francesco Giuffre. Presente. Stefano Gatti. Presente. Giampaolo Zannini. Presente. Andrea Castagna. Presente. La seduta è valida. Grazie segretario. No, scrutatori, per la maggioranza il consigliere Gatti e il consigliere Guardalini, per la minoranza il consigliere Zannini. Passo la parola al signor sindaco per una breve comunicazione. Sì, in merito alle discussioni avute nell'ultime sedute del Consiglio Comunale, circa la preoccupazione sicuramente sollevata da alcuni consiglieri comunali di una possibile chiusura dell'ospedale di Seregno. In effetti, tra l'altro, la stampa non ci ha aiutato in questo senso, non dico che abbia fatto il terrorismo psicologico, però ha lanciato un messaggio abbastanza distorto quando ha titolato in prima pagina che l'ospedale è a rischio. Io come promesso in Consiglio Comunale, carta e penna, mi sono messo a scrivere al dottor Pellino, direttore della ASST di Unimercato, che sapete avere la competenza per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Seregno, il quale, lo voglio dire ancora una volta, già nel mese di novembre e anche nel mese di dicembre, a seguito del rumor, era stato interpellato da me e mi aveva rassicurato. Però, giusto per avere qualcosa di scritto, perché comunque giustamente verba vola scritta manent, ora se volete vi leggo la risposta all'interrogazione che io ho posto al dottor Pellino dopo che avete sollevato la questione. Dunque, oggetto richiesta chiaramente in merito alla possibilità di chiusura della struttura ospedaliera di Seregno. Egregio signor sindaco, mi permetta in premessa di esternare tutta la mia sorpresa e incredulità rispetto alle notizie di stampa e all'interrogazione proposta da alcuni consiglieri comunali circa il rischio di chiusura che correrebbe l'ospedale di Seregno. Posso subito rassicurarla che tali timori sono del tutto infondati, come di seguito le preciserò. Come ho già avuto modo di illustrare nel corso dell'incontro del 17 novembre ultimo scorso con i sindaci di Monza e Brianza, il piano di organizzazione aziendale che abbiamo elaborato ed inviato in Regione ha l'obiettivo di dare piena applicazione alla legge regionale di riforma, vale a dire l'obiettivo di orientare i servizi sia ospedalieri che territoriali verso una modalità di presa in carico del cittadino in tutte le fasi della sua malattia, di acuzie, di riabilitazione e di cronicità. In particolare, per quanto riguarda la componente ospedaliera, si ha l'obiettivo di valorizzare la naturale vocazione di ciascun presidio di questa SST, ponendo quindi attenzione su più marcate carate per le patologie acute, su Seregno per la riabilitazione specialistica e avviando un percorso di trasformazione del presidio di Giussano in un presidio territoriale prevalentemente per la cronicità.
Come può comprendere, questo assetto organizzativo rende l'ospedale di Seregno strategico nel percorso di cura dei pazienti non solo afferenti all'SST di Mercate, ma anche di altre realtà territoriali, al punto che questa direzione ha presentato 4 progetti da finanziare per la piena attuazione della riforma e con priorità 1 ha chiesto di finanziare un progetto per il miglioramento strutturale e impiantistico dell'ospedale di Seregno per una somma di euro 3.800.000 compresa IVA. Tali progetti dovranno essere esaminati dalla Regione Lombardia contestualmente agli altri progetti presentati dalle altre aziende. Infine, per quanto riguarda i primari, si precisa che ad oggi, con deliberazione del 31 maggio 2016 numero 497 e con deliberazione del 23 giugno 2017 numero 20, sono state affidate le facenti funzioni rispettivamente alla dottoressa Promosè di Silvia in sostituzione della dottoressa Diana Anna Maria e alla dottoressa Perigo Mariangela in sostituzione del dottor John Kenneth Norman. Entrambe le dottoresse sono state proposte dai primari andati in pensione e sono a mio avviso di alto valore professionale, nonché a garanzia di continuità dell'eccellenza delle prestazioni erogate a Seregno. Inoltre si sta procedendo all'assunzione di un altro cardiologo per incrementare l'organico attuale. Quanto sopra è stato attuato nelle more dell'approvazione del piano di organizzazione da parte della Regione e solo dopo potranno essere avviate le procedure necessarie per la sua attuazione. Sperando con questa di fugare tutti i dubbi sul futuro dell'ospedale Seregno e a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si pongono un cordiale saluto. Penso che a fronte di questa formale risposta scritta da parte della direzione della SST possiamo sicuramente tirare un sospiro di sollievo, non solo perché il presidio ospedaliero di Seregno continuerà a esistere e a svolgere il suo ruolo fondamentale e importante a livello di polo strategico in campo medico, ma perché lo stesso dottor Pollini lo ha dichiarato, si ha intenzione di fare un ulteriore investimento sul presidio, sia in termini di risorse umane, andando a inserire un nuovo cardiologo, sia in termini strutturali e infrastrutturali, tanto è vero che è stato chiesto un progetto con priorità 1, che ricordo essere la priorità massima, perciò se tutto dovesse andare come ci si aspetta, tale richiesta verrà finanziata dalla Regione Lombardia, ci sarà anche un ulteriore implementamento in termini strutturali dell'ospedale. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Credo però data la consigliera Capelli su questa comunicazione. Prego, consigliera Capelli. Grazie, Presidente. L'interpellanza l'avevo fatta io ai tempi e ho fatto anche l'intervento la volta scorsa per queste voci che si susseguono, che non sono solo voci di popolo, purtroppo erano anche voci di medici o lavoratori che lavorano lì. Mi fa piacere la risposta, anzi mi piacerebbe avere una copia e speriamo che sia effettivamente così. Certo che comunque il volontariato è saltato, come se ne era già parlato la volta scorsa e precedentemente. Speriamo che questa nuova assunzione di medici porti comunque beneficio al reparto. Conosco personalmente la dottoressa Perego, so che è validissima. Speriamo che sia effettivamente così. Grazie. Grazie, consigliera Capelli. Prima dell'introduzione all'ordine del giorno del bilancio, come dà la parola all'assessore Mariani, vorrei ringraziare i previsori presenti in aula questa sera, la presidente della commissione, dottoressa Raffaella Losito, la dottoressa Laura Farina e il dottor Massimo Solenzi. Ringrazio anche la ragioniera Gabriella Vago e il dirigente Viscardi. Passo ora la parola all'assessore Mariani per l'introduzione del punto all'ordine del giorno numero 140. Mariani, ho chiesto la parola sempre sull'argomento. Scusi, non ho visto la prenotazione. Si riprenotate allora. Prego. No, niente, siccome che non ho sentito il sindaco, giustamente quella comunicazione lì, se viene distribuita con impegno a tutti i capigruppi, sarebbe una cosa utile anche per tenerla in considerazione. Grazie. Il signor sindaco aveva già provveduto a mandare a fare delle fotocopie e verrà distribuita nei prossimi minuti. Do la parola quindi all'assessore Mariani per l'introduzione al punto all'ordine del giorno. Prego, assessore. Sì, grazie signor Presidente. Farò una breve introduzione tecnica. Sapete che nelle scorse serate di Consiglio Comunale abbiamo approvato e abbiamo illustrato, successivamente approvato in Consiglio Comunale, delibere propedeutiche.
tecniche e questa sera diamo inizio alle due serate per la discussione del documento unico di programmazione e per la messa ai voti e la successiva approvazione. Questa sera quindi viene proposta all'attenzione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione inerente all'aggiornamento del documento unico di programmazione, DUP, questa è la sigla, composto dalla sezione strategica e dalla sezione operativa, e già approvato con deliberazione consigliare numero 56 dell'11 ottobre 2016 e del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019. Si tratta del passaggio che conclude le sezioni consigliari iniziate già nello scorso dicembre con l'approvazione delle deliberazioni dell'IMU e dell'addizionale IPEF, e poi proseguite la scorsa settimana con le ulteriori deliberazioni propedeutiche al bilancio. Ho modo di ritenere che la documentazione già in vostro possesso dell'introduzione svolta dal sindaco nella seduta consigliare 19 gennaio scorso di presentazione del bilancio e almeno per i presenti la successiva disamina proficuamente effettuata in sede di commissione di bilancio abbia già consentito un certo grado di approfondimento. Devo però ricordare che l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 stabilisce dal 31 dicembre dell'anno precedente il termine entro cui il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato. Con riferimento al bilancio di previsione 2017, il predetto termine è stato poi differito da prima al 28 febbraio 2017, articolo 1,454 della legge 11 dicembre 2016, numero 232, cioè legge di bilancio 2017, e successivamente al 31 marzo 2017, dall'articolo 5,11 della legge 30 dicembre 2016, numero 244. Vorrei quindi sottolineare lo sforzo compiuto, come già lo scorso anno, per portare in approvazione, ancora prima della fine del mese di gennaio, il nuovo bilancio di previsione, al fine di evitare l'esercizio provvisorio e soprattutto al fine di procedere nella maniera più celere possibile nella fase di programmazione della gestione. Per tutto il mese di dicembre la Giunta Comunale ha lavorato su uno schema di bilancio che aveva come indirizzo ispiratore quello di pieno mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza e del non inasprimento della pressione fiscale. Per quanto riguarda le spese correnti si è primariamente inteso salvaguardare in tutti gli ambiti di intervento un livello di spesa tale da riconfermare la consolidata struttura dei servizi erogati. Al di là dei differimenti dei termini per l'approvazione del bilancio e delle annuali novità apportate dalla legge di bilancio 2017, giova ribadire che il contesto normativo di riferimento è ormai da diversi anni particolarmente critico e caratterizzato da un crescente livello di spese di carattere obbligatorio o comunque contrattualmente vincolante, nonché dalla necessità di soddisfare crescenti esigenze nell'ambito dei bisogni della persona e del territorio. In tal senso quindi le indicazioni dell'organo esecutivo ha disposto non potevano in via generale che andare nella direzione del contenimento, laddove possibile della spesa corrente, senza per questo penalizzare i servizi erogati alla cittadinanza. Una prima bozza del bilancio di previsione 2017-2019 ha quindi trovato successivi affinamenti sino a giungere alla definitiva quadratura e alla definizione dello schema di bilancio da sottoporre al organo consigliare. Peraltro l'elaborazione dello schema di bilancio è avvenuta dovendo tener conto non solo della ovvia necessità di raggiungere gli equilibri economico-finanziari in termini di copertura delle complessive previsioni di spesa con le corrispondenti entrate, ma anche della necessità di presentare un documento di programmazione che fosse rispettoso, già al momento della sua approvazione, dell'obiettivo annuale della disciplina di finanza pubblica, il cosiddetto pareggio di bilancio. Di particolare impatto sono gli equilibri di bilancio del triennio, sono apparse le rilevanti minori entrate, circa 200 miliardi di euro annui, in termini di trasferimenti di erogazione regionale. In materia di servizi sociali, le previsioni di spesa per la gestione del centro sportivo, 400 miliardi di euro per il 2017, 400 miliardi di euro, ripeto, per il 2017, 488 miliardi di euro per ciascuno dei due anni successivi, quindi due esercizi successivi, cui si è fatto fronte in termini previsionali, con l'eventuale con l'elevazione dell'utilizzo annuo dei permessi di costruire a finanziamento della spesa corrente, 200 miliardi di euro per il 2017 e 300 miliardi di euro per i due anni successivi, con la previsione dell'incremento del dividendo annuale ordinario della controllata AEB per circa 386 miliardi di euro per il 2017 e con una ostenta operazione di razionalizzazione della spesa corrente, demandando per una scelta dettagliata l'analisi delle varie poste di bilancio ai complessivi contenuti del presente documento unico di programmazione alla nota integrativa e ovviamente al bilancio di previsione stesso. In questa sede va evidenziato come a fronte delle criticità sopra ricordate si sia reso necessario in via generale conformare le misure delle aliquote tributarie applicate nel 2016 al fine di garantire le imprescindibili e idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente,
da prevedere nel bilancio comunale per il soddisfacimento dei bisogni del territorio e della comunità amministrata. Sul lato della spesa di parte capitale non può non evidenziarsi come gli spazi finanziari disponibili per l'attivazione di spese mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultino ovviamente saturati dall'applicazione, già in sede di bilancio di previsione iniziale, di quota di avanzo vincolate per l'intervento di edilizia residenziale pubblica di via Marcallè, al fine di preservare il mantenimento del rilevante contributo regionale, non essendo pervenuti entro la fine del 2016 alla costituzione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata con riferimento principale all'appalto dell'opera. Conseguentemente, l'attivazione di spese di parte capitale potrà avvenire in via generale, pressoché esclusivamente, nei limiti degli avvenuti accertamenti delle entrate che tali spese finanziano. Va poi ancora ribadito che le criticità sopra evidenziate renderanno assolutamente fondamentale nella fase gestionale che l'intera struttura organizzativa comunale riservi agli aspetti di ordine finanziario la massima priorità. Prima poi di passare la parola ai consiglieri per le domande, quindi ribadire la disponibilità della Giunta a rispondere a tutte le domande che i consiglieri ritengono opportuno porre, a tutti gli approfondimenti che il Consiglio Comunale vorrà avere dalla Giunta e dal Sindaco. Vorrei ringraziare l'ufficio ragioneria e i revisori che questa sera sono qui presenti, quindi hanno tutti e tre il battesimo ufficiale all'interno del Consiglio Comunale, mentre il battesimo effettivo già da diversi mesi lo hanno avuto con l'ufficio ragioneria, con il dottor Biscardi e tutti i suoi collaboratori nel continuo confronto, e soprattutto dicevo un ringraziamento agli uffici perché ormai con le normative poste in questo modo e con la difficoltà di comunicazione tra gli uffici per i vari obiettivi e per la comunicazione dei dati, è sempre più una battaglia per disporre un bilancio e un bilancio di questo tipo, sia per mole di scelte che per mole di numeri e per l'importanza che questo documento ha. E l'apporto dell'ufficio ragioneria è fondamentale perché poi, come sapete e come sa il Presidente della Commissione e i componenti della Commissione, fa, diciamo, raccoglie non solo tutti i dati che arrivano dagli uffici, ma tutte le necessità, tutti i dissapori, tutte le problematicità che ci sono sui vari assessorati, e ognuno di noi ovviamente ha necessità di portare a termine il proprio obiettivo, che poi necessariamente si scontra con le ristrettezze di bilancio. Quindi la sintesi poi di tutto questo si tramuta nel documento che vi è stato consegnato e di cui ancora una volta ringrazio per la parte tecnica l'ufficio. Grazie Assessore Mariani, la parola alla consigliera Capelli. Prego consigliere. Grazie Presidente. Allora, prima di iniziare con l'analisi e le domande sul DUP e sul bilancio di previsione, mi permetto di sottolineare, signor Sindaco, che siamo un po' sconcertati, i miei colleghi ed io, per la mancanza di produzione e di relazioni su questo bilancio di previsione. La scorso bilancio di previsione lei aveva segnalato sulla introduzione e la relativa relazione che il bilancio di previsione è la madre di tutte le attività programmatorie e gestionali che danno forma e contenuto alle politiche di mandato, così aveva scritto. Perciò mi sembra che questa mancanza di questo documento sia un pochino una scorrettezza verso questo Consiglio, soprattutto verso i consiglieri di minoranza, perché mi auguro che quelli di maggioranza siano al corrente di tutte le fasi politiche e di quanto è stato programmato, mentre invece noi ne siamo venuti al corrente spulciandoci passo passo in tutto il tutto. Detto questo, io mi sono proprio spulciata tutto il tempo confrontandolo anche con quello dell'anno scorso. Dal punto di vista di... non ho nulla da dire per quanto riguarda la parte puramente contabile del bilancio, anche perché purtroppo non ne ho ancora... non ho ancora la mano giusta per questo tipo di lavoro. Sono convinta anch'io che abbiano fatto un lavoro ineccepibile, lo leggo anche dalla revisore dei conti, da quanto hanno scritto sulla nota dei revisori dei conti. Mi permetto perciò di fare delle domande o delle rilevazioni proprio sul DUP, sul documento programmatico.
che comunque è sempre l'azione operativa e strategica dell'amministrazione, ma che dovrebbe anche rispecchiare i bisogni dei cittadini e le conseguenti risposte che vanno date a loro. Devo dire ancora una volta, come già avevo sottolineato l'anno scorso, che il continuo rimando di tante opere mi sembra comunque che denoti ancora una volta una difficoltà tra programmazione e realizzazione, e perciò anche, anche davanti a stanziamenti o finanziamenti già fatti, vedi per esempio le case di via Macalè, oppure anche il resto delle opere pubbliche, se guardiamo la lista del POP, vediamo di rimando di anno con anno tantissimi lavori. I lavori per esempio legati alle scuole sono tutti classificati con il codice ABI, perciò vendita e realizzo degli immobili, vale a dire che se questo non viene fatto non si possono fare i lavori di manutenzione. Si è data la precedenza alla riqualificazione della via Umberto con gli oneri di urbanizzazione, ma si è rimandato i poveri lavori della scuola Stoppani, che veramente sono 8 anni che si tramandano di anno in anno, adesso sono slittati di 2, addirittura sono previsti per il 2019. Vorrei sapere perciò come è stata decisa questa cosa e perché i lavori relativi alle scuole, che in tutta Italia vengono dati come priorità assoluta, vengono rimandati in questo senso. Ci sono tantissimi altri lavori che vedo che sono slittati. Io ho fatto caso un po' ai pallini, si spostano come le pedine sugli scacchi di anno e con anno. La via Umberto, la via Colzani, la via Briantina, la Gronda Nord, le caserme, la piattaforma dei rifiuti. Mi sembra che siano tutte opere, poi anche le opere minime di manutenzione, perché io sinceramente non vedo né nel DUP né nelle voci di bilancio dei grossi finanziamenti per quanto riguarda per esempio il verde e la manutenzione dei parchi, dei cimiteri. Non vorrei che a giugno o a luglio ci trovassimo ancora nella situazione dell'anno scorso con praticamente una città allo sbando dal punto di vista delle pulizie, delle strade e del verde. Una cosa che tengo a sottolineare prima di entrare proprio nell'analisi, mi sembra che se n'era parlato già all'inizio del mandato, dell'apertura di un ufficio bandi per soddisfare le esigenze di alcuni progetti dei cittadini e anche di quelli delle imprese e anche per rilanciare l'azione della macchina comunale, perché comunque accedere con la possibilità di accedere a bandi europei, bandi regionali, bandi italiani, nazionali, sia comunque una cosa basilare per far fronte alle innumerevoli spese a cui il bilancio comunale non può far fronte. Ho visto che solo nella parte finale della sezione operativa, sotto la voce attività commercio, si parla di un ufficio da aprirsi nel 2018, ma solo per le problematiche delle imprese. Per tutto il resto non c'è nulla. E questa è una domanda. Mi piacerebbe avere una risposta su questo. Poi, per quanto riguarda la missione 1, mi fa piacere che si tende a sottolineare l'organizzazione dei corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza e l'adesione al Comitato Scientifico per la Prevenzione e il Contrasto della Criminalità, legata anche alla all'impegno nella scuola per l'educazione alla cultura relativa appunto alla legalità e alla solidarietà. Mi piacerebbe sapere come è impostato questo tipo di progetto e se è impostato oppure se se ne parla solo così per riempire le pagine del gruppo.
perché mi sembra che soprattutto a livello di giovani ci troviamo davanti veramente a una situazione di disagio notevoli. Ne abbiamo visto anche quest'estate, vandali che parcheggiano sotto i colonnati delle chiese, che disturbano. Nei parcheggi è un continuo, mi sembra che si è verificato ancora 15 giorni fa, lo svuotamento degli estintori e perciò comunque per gioco lo fanno, perciò mi sembra che sia basilare che si trovi una via per fare dei corsi a scuola legati proprio a un'educazione civica, perché a quanto pare le famiglie o non sono in grado di farlo o non sono... o non vogliono farlo, non lo so, oppure non hanno la capacità, la possibilità di istruire i ragazzi alla legalità e a un certo tipo di cultura. Mi sembra che il disagio giovanile che c'è in questo paese sia notevolmente aumentato negli ultimi tempi, perciò mi piacerebbe che si studiasse un progetto, perché è giusto. Sono contenta che Seregno sia diventata a livello europeo una delle scuole, una città con la prima città in Italia con le scuole dotate di tablet, però forse bisogna anche istruirli sull'uso di queste cose e poi anche sull'uso delle cose basilari, perché domani questi ragazzi saranno dei cittadini di Seregno e non vorremmo trovarci domani con una società allo sbando. Per quanto riguarda le politiche sociali, vedo che è stato mantenuto lo stesso impegno di spesa degli anni scorsi, ma forse è vero che si è dovuto fare i conti con i soldi, con i finanziamenti, col bilancio, ma mi sembra che le povertà siano notevolmente aumentate e così i disagi. Perciò, sempre legato all'ufficio Bandi, chiedo, non è possibile magari aiutare le famiglie ad accedere magari a un microcredito oppure partecipare ai fondi magari della Fondazione Cariplo, ai bandi della Fondazione Cariplo, che comunque è sempre molto attenta sociale. In questo caso si avrebbero dei vantaggi, dei benefici sia a livello di fondi comunali che a livello anche di famiglie. Sempre legate alla... Dunque, volevo sapere qualcosa di più circa i contributi relativi, abbiamo avuto il dettaglio della spesa totale che sarà da finanziare per le risorse comunali per il sociale. Mi piacerebbe sapere a cosa si riferiscono 53.000 euro di spese, contributi vari, manutenzione, mezzi, eccetera. Sempre legate comunque allo sport e ai giovani, mi sembra che ci sia una pochissimo impegno di spesa per le missioni relative allo sport, alle politiche giovanili e alla cultura. Noi siamo una città di 45.000 abitanti e la parte legata alla cultura è veramente bassa, misera direi. Abbiamo l'auditorium, abbiamo un museo Vignoli che sembra sparito da queste voci, abbiamo la sala 24 maggio, abbiamo i cinema, i teatri, le associazioni di volontariato che sono molto attive, la cittadinanza attiva, quindi mi piacerebbe sapere a che punto siamo. Perché non aiutare anche tutte le associazioni di volontariato con un impegno così che si possa dare più cultura e più politiche giovanili alla città? Anche per quanto riguarda lo sport, ci sono le palestre, il centro sportivo. Adottiamo la parte relativa allo sport, allora, politiche giovanili si è ridotta a 4 paginette che veramente non dicono niente di nuovo, sembra quasi che si continui a rimbangare quello che è stato già fatto o già detto.
posso andare avanti? O... 20 minuti per ripetere. Ah, pensavo fosse ancora 10. No, ancora delle domande da fare. Mi permetto di sollevare anche un'obiezione sulla biblioteca, perché qua c'è segnato che la biblioteca sarà un motivo di comunque di lavoro, ci sarà un motivo di lavoro per valorizzare e migliorare i servizi. Però a livello di spese io vedo solo una spesa di 20.000 euro per l'acquisto dei libri, ma la biblioteca non è solo i libri. Io so che la Commissione Biblioteca ha proposto diverse attività che sono state completamente bocciate oppure ignorate. Non so se per volontà dell'amministrazione, se per volontà del direttore della biblioteca, mi piacerebbe sapere qualcosa di più. Poi, per quanto riguarda il centro sportivo e gli impianti sul territorio, vorrei una spiegazione perché non ho capito molto bene neanche in commissione. Sono stati stanziati 400.000 euro il primo anno, 488 nel 2018 e 488 nel 2019, che dovrebbero essere delle partite di giro con A e B, per, non ho capito se è una compartecipazione ai servizi, un finanziamento delle manutenzioni o una copertura di eventuali perdite. Tra l'altro ho visto anche nell'ultima pagina stilata dai revisori dei conti che dice: con riferimento allo stanziamento a bilancio a favore dei B, si invita l'ente a verificare attentamente, prima della sottoscrizione di un eventuale rapporto contrattuale e dell'erogazione di eventuali corrispettivi, la congruità degli importi, ritenendo l'attuale documentazione prodotta da EBI troppo sintetica e quindi non sufficientemente esaustiva. Perciò vorrei una spiegazione su questa cosa. Poi, Museo Vignoli, sempre restando nel campo della cultura, mi sembra che sia sparito dal DUP, non so che programmi abbiamo per questo. Gruppo A e di Gelsia, anche qui mi sembra tutto molto generico quanto è segnato, non c'è niente di nuovo sulla eventuale fusione, e anzi anche qui vedo che i revisori chiedono di monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa nel rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Poi, per quanto riguarda la manutenzione degli edifici scolastici, come ho già detto prima, che vedo che sono tutti legati a codice ABI, vorrei sapere come mai e perché è stata così tanto rimandata la realizzazione dei lavori alle scuole Stoppani. Sempre legate al POP, incarichi professionali per urbanistica e gestione del territorio, sono circa 190.000 euro per il 2016 finanziati con gli oneri di organizzazione e la monetizzazione. Volevo sapere una precisazione su, quel, su che cosa riguardano. Un'altra cosa relativa alla pagina 118 del gruppo, visto che è prevista e mi sembra un'ottima idea, corsi di formazione per accrescere la conoscenza della disciplina contabile. Vorrei sapere se è una cosa già attuata, perché onde non ritrovarci alla fine con gli avanzi di cui non se ne sapeva l'entità fino all'ultimo giorno. Mi sembra giusto che comunque tutti gli uffici abbiano comunque una conoscenza di questo tipo di lavoro. Un'ultima cosa, piattaforma ecologica, riqualificazione caserme, piste ciclabili. La pista ciclabile è ancora segnata nel DUP, però so che non è andata a buon fine, volevo sapere che cosa vuol dire questo nuovo segnale che c'è sul DUP. La piattaforma ecologica che doveva essere riqualificata nel 2016, vedo che non c'è più, non è neanche programmata per gli altri tre anni.
e così come la riqualificazione delle caserme. Per ora mi fermo qua. Grazie. Grazie consigliere Cappelli. Non vedo nessun altro domandato. Passo la parola al consigliere Di Gano. Prego consigliere. Allora, io inizio ovviamente con domande tecniche sul primo intervento e per quanto riguarda quindi il servizio di accertamento riscossioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni. Vedo che qua c'è un affidamento fino al 31 dicembre 2015, vorrei sapere il post al 31 dicembre 2015. Ma perplessità sul contratto di quartiere Lazzaretto, perché qua vorrei capire a che punto siamo con lo sgombero forse dell'unica famiglia rimasta a contratto di quartiere Lazzaretto, e quindi se non ricordo male c'era una scadenza del marzo 2017 per quanto riguarda la chiusura del bando, quindi la chiusura e rendicontazione, e capire se Regione Lombardia ha concesso la proroga. Tra l'altro non si può più usare l'avanzo vincolato perché non sono state esperite le gare nel 2016, quindi ci ingloberà tutto, se non ho capito male, l'avanzo di amministrazione, e questo ci blinda un po' su degli interventi. Io vorrei capire dove ci siamo arenati, quindi spero che sia la solita Cook, perché incomincio ad avere esatto. Ecco, l'affidamento per quanto riguarda la gara minore, qua dicono che leggo durata dell'affidamento con deliberazione della giunta del 145 del 23 luglio 2015 sono stati approvati i criteri e le modalità di procedura della gara sovracomunale per l'affidamento dei servizi. Il contratto è scaduto il 31 agosto del 2015, è stato prorogato per il periodo settembre 2015 febbraio 2016, ulteriormente prorogato per il periodo marzo luglio 2016, nella prospettiva di espletamento della gara per l'affidamento triennale dei servizi. A che punto siamo? A un punto morto? Oppure no, perché queste due proroghe non si potevano fare, queste due proroghe, lo dice chiaro il capitolato d'appalto, siccome tra l'altro è una gara milionaria, la determina 299 del 26 maggio 2011, così dice chiaramente che scadeva con una proroga di 12 mesi dal 31 agosto 2014, quindi scadeva definitivamente il 31 agosto 2015. Qua sono state fatte due proroghe, ma ragazzi, cioè, contralegge, cioè, sulla base di cosa? Come mai? Cioè, si sapeva che un anno prima scadeva l'anno dopo, cioè, è veramente, cioè, questa, cioè, tra l'altro su una gara di un importo considerevole, cioè, il capitolato d'appalto lo prevedeva chiaramente, no proroghe, cioè, una al massimo di 12 mesi, due proroghe illegittime, e questo è. Riprendo la stessa invece per quanto riguarda il centro diurno Nobili, anche qua è scaduto ovviamente il bando. Assessore, certo, come mai non
c'è una ferma nel suo settore, c'è una... vorrei capire come mai si c'è così una... E anche qua la determina era del 2013 sul centro anziani, 36 mesi, qui c'era anche scritto che non si poteva fare un subappalto, ed un subappalto, non era possibile fare un subappalto nella determina, è stato fatto un subappalto all'impresa di pulizie. Vorrei capire come mai, cioè magari c'è una possibilità, vorrei capire anche qua, su 36 mesi è scaduto e non si riesce a rinnovare il bando. Passo invece alle missioni. Sul settore ovviamente dell'anticorruzione e trasparenza, evito sicuramente, il vice sindaco le ha riferito, signor sindaco, la comunicazione della volta precedente riguardando ovviamente il problema dell'andrangheta a Seregno. Vorrei capire quali sono ovviamente in materia di anticorruzione e trasparenza le azioni più incisive, per le azioni e gli obiettivi degli organi di indirizzo politico proposti, perché così dice la missione, quindi questo è una nota. Poi sulla sull'adottare il, vedo che nel 2017-2018, perché qua i pallini sono su entrambi gli anni, il regolamento di adottare il regolamento di accesso, di diritto di accesso civico per il cittadino. Anche qua secondo me è un'azione ovviamente da promuovere con una certa velocità per dare maggior trasparenza ovviamente all'azione amministrativa. Volevo capire questo comitato tecnico scientifico, pagina 65, l'adesione al comitato tecnico scientifico per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità, istituito con la legge regionale del 2015, come si concretizzerà a livello di adesione? Ecco, sulla destinazione ovviamente dell'immobile ovviamente di via Maroncelli, quindi spero sia l'ultimo che venga, perché vuol dire che ovviamente i problemi ce ne sono, quindi da un punto di vista è una risorsa per la città, per l'amor del cielo preferiamo avere dei lasciti, cosa che non saranno mai, però sinceramente, quindi vorrei capire anche questo, se nella sua delibera di giunta avevate, che non ho fatto in tempo a leggere, ma che sicuramente lei conoscerà benissimo, avevate già delle indicazioni come ovviamente diciamo destinare ovviamente questo immobile. Pagina 70, sto parlando di istruzione, diritto allo studio, servizi ausiliari all'istruzione. Questa frase viene declinarla perché potrebbe essere fraintesa. Potenziare gli interventi comunali per i giovani nel periodo estivo nei prossimi anni compatibilmente con le risorse ridefinite di anno in anno. Verranno organizzati i centri estivi comunali. Ci sono i centri estivi comunali, quindi si tratta dell'azione di potenziamento che non è possibile, perché se no sembra... Quindi vorrei, insomma, un servizio importante per la città, voglio capire se è messo in discussione il centro estivo o se è l'azione di potenziamento che è messa in discussione. Volevo capire anche il progetto di riconversione di un edificio esistente, sempre per quanto riguarda l'istituzione di diritto allo studio e per quanto riguarda la sede universitaria, a quale punto progettuale siamo. Ho capito che è spalmato sui 3 anni, ma qua i puntini veramente sembra di essere
sulla, anche sulla esperienza dell'asilo nido comunale a Pilone, alla pagina 73 si dice considerare le recenti e prossime modifiche delle disponibilità delle risorse umane, si introdurranno modifiche organizzative per contemperare i vincoli giuridico-economico resistenti con la volontà di non modificare l'attuale offerta educativa. Poi nascono anche delle manutenzioni alla stessa struttura, vorrei capire qual è la nuova riconversione, qua si dice in maniera succinta, dell'asilo nido comunale dell'Aquilone. Sul sostegno agli oratori importante però nasce anche delle nella pagina 74 nascono anche delle altre agenzie educative, vorrei capire quali sono queste altre agenzie educative, perché secondo me già si fa fatica a sostenere gli oratori che svolgono un ruolo fondamentale. Se in più uniamo delle altre agenzie educative, non lo so come facciamo qui, ma sono incollato già lì. Io non concordo, non concordiamo sullo spostamento dell'ampliamento della scuola Stoppani al 2019, assolutamente questo era un intervento da fare, per noi l'avremmo appunto tranquillamente, cioè si poteva andare avanti nel completamento degli edifici pubblici in totale franchezza e confronto, signor sindaco, avrei fatto cambio con Davide Umberto, quindi personalmente, per completare l'aspetto dell'ampliamento della scuola Stoppani. Centro quindi politiche giovanili, sport e tempo libero, quindi anche qua questo bando per il centro sportivo La Porada, qui, anche qui dimmi quando, perché non decolla questo bando per il centro sportivo La Porada, tra l'altro ho spalmato anche qua su 3 anni, francamente io avrei messo un puntino fermo sul 2017, vorrei capire come mai questa traslazione. In tutto ciò, però, su questo chiedo un confronto, l'AED sta continuando ovviamente nella gestione, ma il canone lo paga o non lo paga? Perché anche questo è importante essere a conoscenza se questo canone viene pagato oppure no. Applicazione del nuovo regolamento ISE, vorrei sapere a che punto siamo dell'introduzione ovviamente del regolamento, e mi sembra che sulle ultime circolari attuative o sugli ultimi decreti mi sembra che ci sia anche, cosa non da poco, nel servizio devono essere anche calcolati servizio mensa e servizio trasporti, cosa che potrebbe, comunque capiamo benissimo che tanto non sono percentuali di copertura rilevante per il comune, però sicuramente tutto a carico dell'amministrazione comunale, servizio mensa tra l'altro, che questo non era mai previsto, e servizio trasporti, potrebbe spostare un'oscillazione di qualcosina sul quindi volevo capire anche questa cosa se era in considerazione, e qua anche qui c'è dubbio soprattutto anche nei bandi recenti tra un ISE ordinario e un ISE sociosanitario. Assessore, io le porto anche la grande confusione normativa che c'è in Regione Lombardia. Su alcuni bandi, cito la legge 23 del 99, ausili, addirittura si dice ISE ordinario o sociosanitario. Capisce che sposta di molto, tra l'altro, il quantum. Sul centro l'ho già detto. Maggiori chiarimenti sulla nuova esperienza di badante di condominio, quindi si cita
alla diritti sociali sul mantenimento del SAD, volevo capire che secondo me è un progetto che va declinato e sicuramente potrebbe anche ridurre alcune, quindi vorrei capire questo tipo di progetto. Ecco, sulla donna, assessore Cerqua, c'è il progetto Via De adesso che è lo sviluppo dell'ex Atene. Volevo capire se non era intenzione a livello sovracomunale di creare uno sportello intercomunale sulla donna, le problematiche sulla violenza della donna al di là della giornata sono all'attenzione di tutti, soprattutto violenza in famiglie. Credo che un'attenzione maggiore a questa problematica, non dico a livello comunale, ma a livello di intercomunale, dovrebbe trovare una giusta collocazione, perché secondo me potrebbe essere ovviamente un luogo dove ovviamente potremmo intercettare alcune problematiche che magari rimangono nel sommerso. Volevo capire se a livello di ambito c'era questa discussione oppure lei poteva essere portatore di interesse di fronte a questa problematica. L'ampliamento del patto di interesse sovracomunale, il PLIS, con quali fondi si ampliano il PLIS? E poi volevo capire se i fondi destinati al verde e ai cimiteri sono sufficienti, onde evitare l'anno precedente che ci sono stati ovviamente dei gravi intoppi a livello, non si sa se i fondi di procedura eccetera, vorrei una garanzia precisa sui fondi destinati alle manutenzioni dei cimiteri. Realizzazione di orti del tempo libero sono nel 2017, volevo capire le zone destinate agli orti del tempo libero perché è una progettualità del 2017 e il piano urbano del traffico, anche qua documento di primaria importanza. Vedo che è sia nel 2017 che nel 2018. Io pensavo, forse avevamo già avuto uno scambio, che questo documento cioè, dovesse essere nel 2017. Pensavo che, vista la situazione, visto il nuovo assetto anche della ZTL e tutto quanto, fosse nel 2017. Beh, volevo capire come mai sta su due anni. Contratto di quartiere Lazzaretto l'ho già detto. Sull'adeguamento per il commercio su aree pubbliche e assegnare i posti nei mercati comunali nel 2017 credo si debba ottemperare a una disposizione legislativa. Sulla apertura invece delle istituzioni, sia dello sportello delle imprese sia dell'istituzione dello sportello fondi europei, visto che è nel 2018, chiedo se sono già partiti i corsi di formazione del personale, perché penso che per aprire, e comunque se sono previsti dei corsi di formazione del personale, perché penso che per aprire gli sportelli ci vogliono adeguata ovviamente formazioni e a quale ovviamente assessorato cortesemente afferiscono. Sul fabbisogno del personale non sono mai d'accordo finché non ci saranno i servizi sociali, se sono certo, tanto che lo dico ogni volta e niente, va bene. Sul programma triennale delle opere pubbliche, io vedo che la riqualificazione di via Umberto I, spiegatemi la cifra, vedo che c'è un importo annualità 600 e un importo totale di 300. Volevo capire questa differenza, perché se si risparmiano, cioè se ci sono 300, è alla pagina, è il TUP, il penultimo foglio, quindi volevo capire un attimo come mai c'è questa differenza tra 600 e 300. Quindi, ecco, per quanto riguarda invece la revisione, la
parere del Collegio dei Revisori dei Conti, anch'io chiedo ovviamente delle specifiche per quanto riguarda la pagina 41, sempre il punto F, che diceva la collega, per quanto riguarda la documentazione prodotta da EB, insomma, avete capito, sintetica e non sufficiente, e quali sono le indicazioni di merito a queste, relative a questo punto. Vedo che c'è anche una previsione di un dividendo di 1.900.000 euro, quindi speriamo non vengano presi altri dividendi straordinari. E invece per quanto riguarda, sì, chiudo a pagina 8, prendo dei minuti della Bertocchi, degli acceduti stasera, prendo dei minuti del consigliere Bertocchi assente. E sulla pagina 8 volevo capire questa diminuzione nel quadro generale riassuntivo delle entrate del fondo pluriennale vincolato, quindi che passa da una costante di circa 7 milioni e scende a 2 milioni e 900 mila euro, come un aumento ovviamente non indifferente sempre delle entrate in conto capitale, sempre relativo alla pagina alla pagina 8. Idem anche per quanto riguarda le spese in conto capitale, nel settore spese un passaggio da 10 a 8 a 4. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Di Rò. Non vedo nessun altro consigliere prenotato. Vedo prenotato il consigliere Zanin. Avete tutto il tempo per prenotarvi, però se vi prenotate prima agevolate il lavoro del consigliere. Grazie. Grazie Presidente. Mi scuso in anticipo, se magari faccio domande alle quali i miei colleghi hanno già avuto risposte nel passato, ma è poco tempo che sono tornato in Consiglio Comunale. Anzitutto devo dire che il documento presentato dal punto di vista tecnico mi sembra di indubbia qualità, quindi mi complimento con l'ufficio ragioneria per il lavoro svolto. Questo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista sempre tecnico, ecco, volevo chiedere, prima di passare al politico, mi è venuto la curiosità di capire bene come funzionano tutti gli accantonamenti per i crediti di dubbia esigibilità, nel senso che vedo cifre altissime e quindi mi chiedo se è vero che qui si parla di 4-5 milioni di euro totali, e mi chiedo se l'amministrazione, il comune, i nostri servizi abbiano veramente tutte queste cifre di dubbia esigibilità, quindi da considerare praticamente quasi persi, se è vero come sono nati, da dove provengono e come sono costruite. Passiamo invece alle domande magari un po' più politiche. Allora, innanzitutto sottolineo quello che ha già detto la collega Cappelli su quanto riguarda la mancanza di una relazione del sindaco sul documento principe dell'amministrazione. Questo è il documento principe dell'amministrazione. Non c'è niente che
scritto dal sindaco su quello che sono i progetti, le idee, quello che l'amministrazione a livello diciamo anche politicamente vuol portare avanti come suoi principi e volontà. Poi progetti, ecco, infatti mi chiedo quali progetti ha questa amministrazione, al di là di investimenti che ricordo già dagli anni in cui ero consigliere comunale, io che mi ritrovo ancora qui, non fatti, quindi continuamente spostati di anno in anno, di biennio in biennio, anche perché la maggior parte poi sono coperti, per quello che viene dichiarato, nei documenti, sono coperti da alienazioni di immobili o terreni che sono anni che si cerca di vendere e non si vendono. E quindi si ripropongono progetti che si sa già che non verranno fatti, non verranno portati a termine, e se ne è parlato anche nelle commissioni, quando abbiamo parlato, e anche qui in consiglio, quando abbiamo parlato degli immobili da alienare, che si è sottolineato come anche quelli si ripropongano di anno in anno e non si riesce a trovare il modo di poterli alienare o comunque destinarli ad altro, tentando così di illuderci di poter portare a termine progetti con copertura di queste alienazioni. Un altro aspetto che non ho letto se non parzialmente, che poi dirò quale è parzialmente, ma è che volevo capire se al di là dei contributi regionali, che penso che dove sono richiamati questi contributi regionali siano dovuti dalla regione, al di là di questi contributi regionali mi chiedo se l'amministrazione è attenta a gare e bandi anche a livello, non so, europeo, a livello di Stato centrale, a livello e ad altri livelli, anche a livello di regione, ma su gare e bandi, perché specialmente a livello europeo ci sono, mi risulta che ci siano tante opportunità anche per le amministrazioni comunali, per poter usufruire di questi contributi. Basta avere l'attenzione di coglierli e di partecipare, di presentare i relativi progetti. Ho letto qui nel DUP che è previsto uno sportello unico per appoggiare le aziende, gli artigiani cogliere l'opportunità di questi bandi europei, ma per le aziende, per gli artigiani. Non ho letto niente per quanto riguarda l'amministrazione di Serenio. Quindi un monitoraggio, se esiste un monitoraggio di queste attività, che sarebbero molto comode, magari potrebbero essere l'occasione giusta per poter portare a termine qualche progetto in concreto.